Fraterna fa da sfondo a questa notte di Capodanno 2023. Migliaia di persone si sono radunate qui in Piazza Celestino V, cuore della Movida di Isernia, per brindare all'arrivo del nuovo anno, soprattutto giovani che si sono scambiati anche delle promesse d'amore in questa occasione particolare. Tanti buoni propositi, tanti obiettivi che si vorranno realizzare in questo anno che è appena cominciato. Come sentite, botti e fuochi d'artificio hanno dato il là al 2023. I propositi per il nuovo anno da un artista, Nonno Burro, il tuo nome d'arte. Allora, quali sono i tuoi obiettivi per il 2023? Allora, gli obiettivi per il 2023 sono, prima cosa, la consapevolezza del bene culturale della Regione Molise, primo. Secondo, il rispetto giovanile generale che c'è nelle piazze generali della città di Isernia, che sono per prima cosa il nostro interesse generale. Anche se si parla di degrado, noi siamo qua a cercare di portare la convivenza, quindi un amore, un bacio e vende tutti in Molise. Obiettivo che vuoi raggiungere? L'indipendenza economica. Sei molisano, lavori qui, vivi qui? No, sono proprio di Isernia, sono isernio doc. Hai scelto di restare qui, quindi? Sì, per il momento sì, salvo magari ulteriori chiamate, magari per un lavoro fuori, sì, decido di rimanere Isernia. Allora, in bocca al lupo per la tua indipendenza economica. Crepi, buon anno. Come è iniziato questo nuovo anno? Beh, sembra bene per adesso, speriamo che proceda per il meglio. Direi all'insegna dell'amicizia, siete tutti insieme qui? Sì. Beh, sì, l'amicizia è importante, soprattutto in queste occasioni abbastanza importanti. Allora, un obiettivo che vorrete realizzare, partiamo da te. Che vada bene, dai, guarda, che davvero che vada bene, sì. In generale che sia un buon anno, quindi, un anno serio. Per tutti, sì, per tutte le persone nel mondo e soprattutto di Isernia, sì. Per te? Io spero personalmente di laurearmi entro quest'anno, concludere gli studi e intraprendere l'attività lavorativa, sperando che vada tutto per il meglio. In bocca al lupo. Allora, mentre per te, tu hai un obiettivo in particolare? Di continuare questa amicizia che già va avanti da anni e che continui nel migliore dei modi. Bellissimo, bravissimi, allora auguri. Grazie, anche a voi. Auguri. La notte di Capodanno porta anche l'amore. Martina e Samuel si sono appena fidanzati, quindi inizia proprio bene l'anno. L'altro ieri siamo fidanzati e teniamo a dirlo a tutti quanti perché è un amore a cui noi ci teniamo. Benissimo. Un obiettivo per quest'anno, Martina? Sicuramente durare il più possibile, esatto. Un messaggio d'amore lanciamo da questa piazza allora stanotte. Amatevi tutti per tutta la vita. Perché l'odio non porta da nessuna parte. Bravo. Solo con l'amore si va avanti. Allora, io ho ascoltato le parole del presidente Mattarella, ho sentito il discorso alle 20:30 e sono perfettamente d'accordo col fatto che i giovani devono avere una responsabilità civica nel fatto che si alzano un po' il gomito, niente guida. E io sono ho alzato un po' il gomito perché giustamente è il primo dell'anno, la sera di Capodanno e quindi niente guida.